Quando ho iniziato il dottorato non sapevo bene cosa aspettarmi. Tu finisci la tesi magistrale e poi dopo sì, magari vuoi continuare con la ricerca, ma non sai come, e il dottorato è il modo in cui lo puoi fare. Ciao, io mi chiamo Francesca, ho 26 anni e vengo da Roma. Ciao, sono Marco. Ho 27 anni. Ciao, io sono Laurence, ho 25 anni e sono permeta italiano, permeta olandese. Ciao, sono Gianluca, vengo da Varese. Λέγομαι Βασιλική Παναγιωτοπούλου και κατάγομαι από την Ελλάδα. Ciao, sono Lucio, ho 27 anni, vengo da Gaeta. My name is Shahab and I'm originally from Iran. Quando ho iniziato il dottorato non sapevo esattamente che cosa avrei trovato. Cioè, la base del dottorato è il fatto che mentre tu più studi una cosa più ti accorgi di non saperla. Questo è un dato di fatto. Tu non sei qui perché devi lavorare, devi produrre, devi fare cose, sei qua perché devi imparare. C'è quel lato un po' bambino della curiosità che è continuamente stimolato. Le esperienze positive sono state molto superiori a quelle negative. Forse la cosa più importante che mi ha dato il Politecnico, cioè la capacità di imparare, di partire da zero e arrivare effettivamente a un risultato. Il dottorato ci lavora tanto, però le soddisfazioni non mancano. Ho fatto liceo scientifico. Sono molto appassionato a tutto l'ambito delle materie scientifiche, l'indirizzo era un po' uno, quindi ho scelto di trasferirmi a Milano per l'università, per frequentare il Politecnico. Ho un ricordo del giorno in cui ho deciso ufficialmente di fare ingegneria meccanica, che è quando in gita di classe siamo andati al CERN a Ginevra. E c'era questo ragazzo che ci spiegava tutte le parti, come funzionassero, perché fossero pensate in quel modo. E io lì mi sono detto, questo è quello che voglio fare. Ho avuto anche l'opportunità, fortunatamente durante la magistrale, di andare in Erasmus, quindi ho passato un anno in Svezia. Talmente mi sono trovata bene che ho deciso di prolungare l'Erasmus e di fare la tesi lì. Quindi quando sono tornata a Milano con la tesi già pronta, ho deciso intanto di buttarmi un po' sul mondo del lavoro, di fare qualche esperienza. E στη συνέχεια πήγα στη Γερμανία για να δουλέψω σε μια εταιρεία ως μηχανολόγος μηχανικός. Και το 2021 αποφάσισα να έρθω στο Πολυτεχνικό του Μιλάνο να κάνω το διδακτορικό μου. Finito poi il mio percorso di studi, ho fatto una piccola parentesi lavorativa in una società che si occupa dei trasporti ferroviari, per poi iniziare il dottorato. I had the opportunity to work in different countries, in Indonesia, a short period of time in Thailand, also in China, in Malaysia. Ho saputo di questi bandi di dottorato aperti e ho scoperto lì il mondo della robotica bioispirata. Passion was combining and blending these two realms together, I mean academic way and industries. Quindi nel momento in cui poi sono arrivato vicino alla laurea, proviamo a partecipare a questo bando e vedere se effettivamente posso andare avanti a imparare esattamente come ho fatto in questi mesi. Η επιλογή ήταν αρκετά αβίαστη, καθώς είναι από τα κορυφαία πανεπιστήμια παγκοσμίως και μάλιστα στη γειτονική μας χώρα, την Ιταλία. Il mio campo di ricerca attualmente è una produzione di acciaio di tipo green. Το αντικείμενο της έρευνάς μου είναι structural health monitoring. Il mio ambito di ricerca è la dinamica dei veicoli ferroviari. E nel mio caso mi occupo di un robot che deve muoversi in acqua. La mia ricerca in particolare si sviluppa nella ricerca di un trattamento termico abbastanza innovativo che permette di avere altissime proprietà meccaniche con duttilità migliorata, quindi una condizione che è molto ricercata in quelli che sono i prodotti finali del mondo automotive. I'm working on called the formation of ferritic stainless steel aiming for electromagnetic applications. Quando le persone mi chiedono cosa faccio, dico, io faccio treni. Andiamo ad utilizzare algoritmi di intelligenza artificiale, machine learning, per analizzare i dati provenienti dai vari sensori che ci sono sulle strutture. La robotica bioispirata è robotica ispirata alla biologia, quindi serve un robot che voli, e allora studiamo effettivamente come sono fatte le ali degli uccelli, perché riescono a fare quel movimento lì. Il dottorato è un percorso che ti fa fare tantissime attività. È il rapporto che sono riuscito ad avere con i professori, il personaggio che tu vedi dietro una cattedra durante i tuoi 5 anni di università, a l'amico con cui poi dopo ti puoi andare anche a bere una birra
Una delle cose belle del lavoro qui al Dipartimento di Meccanica è proprio che spazi e fai un po' letteralmente qualunque cosa. Research here at Politecnico di Milano is an industrial based. Qui sono fatte tante ricerche diverse, interessanti, con tesisti, con le aziende. È stato un bel percorso, molto molto ampio, diciamo. Ti dà l'opportunità di insegnare, che comunque ti permette di avere un rapporto poi con gli studenti che è soddisfacente, ti riempie. Mi rendo conto che c'è molta più rappresentanza femminile, c'è molta più varietà di genere e che l'ingegneria meccanica non è più una questione associata al genere maschile. Sono contenta di questa cosa perché già in pochi anni, rispetto a quando ho iniziato io, vedo molto questa differenza, questa apertura in più. Βλέπω τον εαυτό μου στο μέλλον να εργάζεται σε ένα υγιές εργασιακό περιβάλλον που δίνει χώρο στο άτομο να εξελιχθεί τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο και όπου προσφέρονται ίσες ευκαιρίες τόσο σε γυναίκες μηχανολόγους-μηχανικούς, μηχανικούς γενικότερα, όσο και στους άντρες συναδέλφους τους, δηλαδή αντιμετωπίζονται ισάξια. Finito di lavorare, io ho bisogno di staccare completamente la testa, fare tutt'altro. Una delle passioni che mi ha sempre trainato, oltre appunto alla ricerca vera e propria, è stata la musica. C'è un laureato ciclista che va in giro, va in bicicletta, ripara bici, costruisce bici. Diciamo che l'ingegneria meccanica trasuda un po' anche nel resto della mia vita normale. Faccio volontariato alcune sere a settimana. È da hobby mo? Θα μπορούσα να πω ότι είναι να παίζω βόλεϊ με τους φίλους μου και γενικά να περνάω χρόνο με τις παρέες μου. Ho giocato tantissimi anni a calcio. È stato molto bello anche per, non so come dire, riuscire anche a staccare un po' da quello che è l'ambiente lavorativo e continuare a coltivare quelle che sono le mie passioni. Mi piace pensare che si possa anche spaziare tra interessi così diversi. I'm a big fan of doing sports like football and tennis and also watching movies. Quel tempo che mi resta, che tolgo al sonno, lo dedico a un'associazione di cui faccio parte, con la quale organizziamo eventi, poetry slam piuttosto che eventi musicali. Più donne iniziano questa carriera e più le ragazze del futuro, diciamo, saranno spronate a effettivamente a seguirla. Tra 5 anni per scaramanzia non dico dove voglio essere. La condanna del dottorando è che ci si aprono tantissime porte davanti e quindi sapere quale imboccare è sempre un po' una domanda a cui è difficile dare una risposta. Sicuramente finisco il dottorato con una consapevolezza che è quella che mi piace l'insegnamento. L'unica cosa che richiedo al mio futuro è il fatto che nel lavoro che io vado a fare io abbia la possibilità ancora di imparare di più, ancora più approfondire, mettere insieme le conoscenze che ho avuto e acquisirne di nuove. Quindi non so dove sarà, ma lo scopriremo strada facendo.